Io sono il vice sindaco del comune di Ozzano dell'Emilia, che è un comune vicino a Bologna per chi non lo conosce. Noi abbiamo, la nostra esperienza è veramente molto, molto piccola, insomma è un progetto ancora all'inizio, in erbe, insomma, per cui vi racconto quello che abbiamo fatto finora, piccoli passi che finora abbiamo fatto. Iniziamo col 2014, l'area che vedete è stata acquisita dal comune di Ozzano grazie al federalismo demaniale, quindi di fatto alla possibilità di avere a livello locale dei beni che invece erano prima dello Stato. In questo caso era un'area ex esercitazione dei carri armato, per cui vicino a una caserma ancora esistente, la caserma Gamberini, quindi da demanio militare quest'area è stata declassata e messa a disposizione col federalismo demaniale. Il comune l'ha potuta quindi acquisire a proprio patrimonio gratuitamente e avevamo, per la norma relativa, avevamo 3 anni di tempo, insomma, per destinarla a qualcos'altro, altrimenti la norma dice in caso di monitoraggio lo Stato se la può riprendere se in realtà l'ente locale non l'ha in qualche modo valorizzata, anche venduta, alienata, insomma, fatto qualcosa di quest'area. E sono arrivate alcune proposte, l'area è molto grande, sono 37 ettari e all'amministrazione sono arrivate alcune proposte, ci chiedevano di realizzare delle piste da motocross, oppure qualcuno ha chiesto di destinarla all'agricoltura, insomma di farla tornare suolo fertile, suolo agricolo. E poi attorno direi al 2016 c'è stato in realtà un interesse di un nostro concittadino che abita lì vicino, a cui piace passeggiare col proprio cane, insomma era interessato, era curioso delle caratteristiche di quest'area che nel frattempo si è rinaturalizzata perché è dal 2000-2001 che non viene più utilizzata a fini militari e ha coinvolto quindi il WWF, la LIPU, alcuni esperti diciamo, hanno cominciato a visionare, a indagare l'area e sono venuti poi a presentarci in realtà un quadro molto interessante, cioè quest'area, adesso lo dirà poi dopo Bonafede e Fausto dopo di me, sicuramente in questi tempi è riuscita a rinaturalizzarsi in maniera anche molto virtuosa, insomma con una qualità molto significativa. Da lì anche noi abbiamo cominciato come amministrazione, insomma, a ragionarci sopra e siamo arrivati al 2018. Nel 2018 l'area è stata inserita nella nostra strategia di rigenerazione urbana. Abbiamo partecipato a un bando regionale a settembre dello scorso anno per ricevere dei contributi, in questo caso in realtà per rigenerare parte del capoluogo perché vogliamo ricostruire una scuola media. Però ecco che il nostro sguardo a quel punto si è chiaramente allargato e a tutti gli effetti quell'area qualifica e valorizza il periurbano di Ozzano, è un'area di interesse sicuramente anche metropolitana perché è vicino alla fermata della stazione ferroviaria metropolitana che collega tutti i comuni della nostra area metropolitana di Bologna, quindi diciamo che ha in sé già per la localizzazione, per le caratteristiche dello stato di fatto, in realtà degli elementi di grande interesse perché non solo come nodo ecologico, quindi all'interno di una rete, ma anche, ripeto, per gli aspetti proprio anche di fruizione perché si trova nel nostro periurbano, quindi è facile poterla andare anche a visitare ma anche a livello proprio metropolitano perché abbiamo il servizio ferroviario vicino. Quindi avendola inserita nella nostra strategia, noi poi stavamo finendo il nostro mandato amministrativo e quindi prima della nostra scadenza che è stata a maggio 2019 abbiamo portato in Consiglio Comunale una delibera, un atto di indirizzo con il quale abbiamo riconosciuto il valore di quest'area e di fatto indicato di volerla assolutamente assumere con questo valore, quindi ai fini poi della conservazione, nei nostri atti, nei nostri strumenti di pianificazione.
visto che noi siamo stati rieletti, adesso questo lo dobbiamo attuare. Insomma, noi volevamo lasciarlo come eredità anche a chi sarebbe venuto dopo di noi. La delibera è stata votata all'unanimità, quindi da tutte le componenti del Consiglio. Quindi, ripeto, questo è il nostro proprio piccolo contributo a questa discussione. In realtà è ancora un progetto in embrione. Inserirla, ripeto, nei nostri strumenti di pianificazione, probabilmente come area di riequilibrio ecologico. Ma insomma, da qui prosegue il nostro cammino, convinti insomma del valore di quest'area. Grazie. Grazie Mariangela. È l'unico esempio e l'unica rappresentante di un'amministrazione pubblica, ma era necessario presentare la sua esperienza proprio perché è uno dei pochi casi virtuosi che abbiamo. Bene. Va? Sì. Dunque, mi chiamo Fausto Bonafede, sono del WWF di Bologna. Da quasi 4 anni mi occupo, insieme con altri amici e colleghi del WWF e anche di altre associazioni, della tutela di questi 37 ettari che facevano parte di un'area in cui venivano svolte esercitazioni con i carri armati. Senza esercitazioni di sparo, soltanto quindi di manovre di questi carri. Questo è importante per capire le caratteristiche, diciamo così, morfologiche ed ecologiche dell'area. Ecco, è un'area che si trova a nord della Via Miglia, quindi un'area particolarmente antropizzata. A nord della Via Miglia è difficile mettersi in un qualunque punto e trovare della natura, tra virgolette, a perdita d'occhio. Ecco, qui nel quello che noi chiamiamo il bosco di Ozzano è possibile. In certi punti al centro di quest'area uno si mette su una di queste collinette, proprio appunto per quello che dicevo prima, dove andavano i carri. Ci sono quindi delle zone, cioè degli avvallamenti con delle altre invece sopraelevate. Uno si mette in una di queste zone sopraelevate e a perdita d'occhio vede alberi, vede cespuglieti, vede radure, vede zone umide. Ecco, un paesaggio del genere è stranissimo a nord della Via Emilia, perché, ripeto, ci sono è completamente antropizzato. Noi diciamo abbiamo già una lista molto lunga dell'ornitofauna, stiamo facendo una flora. Abbiamo fatto rilievi fitosociologici, abbiamo fatto sulla base, diciamo, dei dati che abbiamo raccolto, una proposta, anche se generale, al comune di Ozzano per cosa farne di quest'area, che naturalmente in primis deve essere un'area protetta e poi deve essere, diciamo così, un'area integra, cioè questi 37 ettari sarebbe meglio che rimanessero 37 ettari, perché in realtà noi lo chiamiamo il bosco di Ozzano, però è un'area molto variegata a livello ecologico, è un mosaico ecologico. C'è una zona umida che è una cassa di espansione che servirebbe alle piene del Fosso dei Galli, serve, però opportunamente modellata potrebbe diventare una zona umida eccezionale e dare molto valore, aumentare ancora di più il valore delle zone circostanti. Poi c'è un'area boscata con un bosco che ha all'incirca sui 30-35 anni, con esemplari molto più annosi invece di farnie e altre specie di querce. Il tutto è inserito in un contesto di grande valore paesaggistico, soprattutto a livello di agroecosistema. Quindi noi continueremo ad essere di stimolo al comune di Ozzano, dove abbiamo trovato, diciamo, delle voci che ci ascoltano fortunatamente, e soprattutto continueremo la nostra battaglia perché questi 37 ettari vengano interamente protetti. Ecco, io ringrazio moltissimo chi ci ha invitato, chi mi ha invitato, perché a mio modo di vedere questa natura che c'è vicino alla città, che c'è dentro la città, ha un valore estremamente particolare e io me ne occupo da tantissimi anni, in particolare dal 1987, quando fui uno, diciamo, dei promotori
della cosiddetta oasi a libera evoluzione del Parco dei Cedri, cioè un'area in piena città, in un parco pubblico dove dal 1987 non viene tolta una foglia. E è difficile fare queste cose, è difficile perché la natura viene vista come qualcosa che può essere selvaggia solo se lontana. Quindi tutti firmiamo la petizione per i boschi che bruciano in Siberia o per la foresta amazzonica che viene distrutta. Però quando dobbiamo proteggere, sia che siamo politici, sia che siamo cittadini, cioè lasciare delle zone a vegetazione fitta, diciamo, dentro o vicino alle nostre case, vicino agli asili dove vanno i nostri figli, allora le cose cambiano, ci sono dei problemi e questo diventa l'ultima delle priorità. Quindi sappiate che ritengo che queste aree, poi spero che dopo se ne possa parlare nel dibattito, hanno un valore ecologico enorme, veramente enorme, e anche a livello di comunicazione, proprio perché sono dentro le nostre città o vicino ad esse.